Alashihi, Chavelle, Chavelle, ciao. Allora, oggi ho fatto le trecce. Chi mi vede su Instagram avrà visto. E volevo fare, allora, a parte che comunque sciolti in mia faccia. Non so perché, ragazze, qualcuna di voi, se comunque qualcuno di voi ha i capelli lunghi e sa darmi qualche consiglio su come tenere i capelli sciolti, vi prego datemelo, perché è proprio una questione, non riesco a tenerli così, capito? Cioè mi urtano, mi danno fastidio. Comunque, allora, la postazione di oggi è molto diversa dal solito. Perché? Perché Pippo c'aveva da finire di studiare e siccome c'è comunque una buona luce, perché oramai il tempo è quello che è, insomma, e c'è luce, ok? Ho deciso di farvi questo video. Sulle labbra ho un'uda, che mi dovete perdonare, non so il nome. Non è Spice Girl perché Spice Girl è quello più scuro. Allora, le trecce me le ha fatte una ragazza. Chi non vede Instagram ve lo dico. E sono appunto un viola e un biondo. Il viola l'avevo preso a suoi tempi. Il problema del viola non è che a me non piaceva. Il problema del viola è che vedete non è che poi sta così benissimo. Però l'avevo preso a suo tempo quando feci la. Il cellulare è in bilico. Quando feci la tinta violetta. Scusate, ma c'ho una ciglia che mi sta. La tinta violetta. E siccome ieri le volevo comprare, era chiuso, abbiamo deciso di farle bionde e viola. Siccome tanto comunque le dovrò tenere un mese e non di più, perché lo sapete, i miei capelli stanno un po' così, sono un po' precari. Allora ho deciso, anche lei mi ha detto, guarda, tienili un mese. E chi si è visto si è visto. Allora, mi sto allargando pure il piercing. A palla. Per fare il nostro tonge. E poi ora mi vedrete un piercing a breve, un piercing nuovo. Non vi dico quale. Oh. Il bello dei piercing è che si mettono e si tolgono. E questa è la cosa migliore. Allora, dopo essermi sistemata per 2 minuti e 20 senza aver detto un cazzo. Voglio fare due video. Allora, innanzitutto vi voglio far vedere le lenti. Allora, non so se avete visto, oramai tutti quanti collaborano con Octoly. Io ho smesso di collaborare con Octoly per questo, perché comunque tanto c'è. I prodotti sono quelli. E voi vedete mille migliaia di recensioni degli stessi prodotti e questa cosa, insomma, scoccia un po'. Quindi ho deciso di cagare Octoly. E mi è venuta in mente, siccome comunque Octoly adesso stava, cioè aveva le Desio come lenti, ma perché il davanti qui fa così? Ah, perché l'ho messo troppo davanti. Io le Desio ce l'ho per il regalo di Paola e sono fantastiche. E per l'appunto sono white e sono molto simili a queste. Invece queste sono delle lenti del www.lentiamo.com. Questo è il pacchettino, queste costano 49,90 euro, quindi costano anche parecchio. E comunque niente, vi lascio i vari link nell'info box. Queste sono belle. Comunque, oi oi. Allora, avevo due video da fare, ho detto le faccio, di modo che poi sfruttiamo pure il. Avevo poco trucco, qualche cosina avevo, però insomma niente di che. Poi mi sono messa questo che c'avevo sotto, quello della Wet Wild, che era un po' più chiaro, perché questo è un po' più scuro. Allora, vi faccio prima quello dei libri e poi quello dei prodotti finiti. Allora, avevo già in mente di farvelo, però dunque, cosa ho letto? Ho letto un po' di cosucce. Mi si sta spaccando tutte le unghie. Vabbè. Allora, partiamo con questo. Allora, io non so, tante cose, magari tanti libri sono anche un po', vabbè. Allora, cominciamo con questo. Questo è Shabu. Pagato 12,90 euro, quindi anche parecchio. Allora, questo è un libro. Allora, non è un libro per tutti, nel senso che è un libro un po' particolare. È un giallo noir di un certo. Aspettate, Gianluca Ferraris.
Allora, devo dire che a me non è dispiaciuto come libro. Praticamente è un libro molto... parla della realtà, quindi c'è, cioè, a parte l'omicidio, che poi non è reale, il resto è realtà. Parla di questa Shabu che ha invaso le strade appunto di Milano. La Shabu non è altro che la metanfetamina, che comunque in America oramai c'è dagli anni della guerra comunque. Invece... da noi ancora non era arrivata, perché comunque fare il tragitto prima era parecchio in America, ora comunque anche nei paesi delle zone dell'est, comunque si veniva qua pagata carissima. E comunque adesso ce n'è un botto, ragazzi, è una delle droghe più pericolose in circolazione, perché è una droga neurotossica, nel senso che vi uccide completamente. Non i neuroni, rilascia tanta di quella dopamina che una volta che voi smettete di usarla, a parte che smette un 2% delle persone, quindi quasi niente. Con l'eroina smette un 30% e con la metanfetamina un 3%. Gente che sta anni e anni senza usarla poi ricomincia. E la vita poi non sarà più la stessa, nel senso che comunque sia le emozioni e la dopamina che ha rilasciato andranno ad intaccare il vero rilascio di dopamina, quindi è una situazione molto precaria. Io non ho mai avuto paura di niente, devo essere sincera, invece lei mi ha sempre messo un certo timore. Ughino, amore, c'è, vai dentro, vai, vai. E quindi niente, parla appunto di questo giornalista che, scusate, mi devo spengere la sigaretta da qualche parte, porca miseria, di questo giornalista che appunto trova, aspettate, Ugo amore, attento, dove l'ho buttata lì, ecco, non sapevo, attento, trovano queste teste mozzate, da lì poi nasce il tutto. E niente, praticamente poi lo spaccio a Milano e parla appunto di tante morti di overdose, perché è l'unica anfetamina che ti può dare l'overdose. E niente, ecco, è un libro abbastanza tosto, quindi non è per tutte le età. E niente, a me non è dispiaciuto, devo essere sincera. Però, bello, dai, non è malvagio, però ecco, magari mette di fronte a delle realtà che poi sono un po' particolari. E niente, dai, non vi dico altro, altrimenti ve lo spoilerizzo, come cavolo si dice. Però dai, comunque il prezzo non è poco, perché l'ho pagato appunto 12 euro. Bisogna che cominci a comprarli in questi posti. Vi lascio nell'info box a chi piace i libri, il canale di un ragazzo che si chiama Duha Von P. Ed è un ragazzo che fa un sacco di legge, cioè lui mangia i libri, cioè non è che li legge, li mangia. E quindi vi metto, non mi sono ridata nemmeno niente, vi metto il suo canale nell'info box, perché veramente merita. Poi abbiamo Faida di Camorra, che io questo libro l'ho trovato per caso per terra, insieme a Twilight. Erano dei libri che erano stati buttati via e naturalmente io l'ho presi. Beh, le mie trecce appena fatte, più che altro c'ho un sacco di capelli, cioè voi potete capire, guardate, io che non ho un cacchio di capelli, ah, potete capire, spettacolo, mi garbano legati, però anche lei me l'ha detto, visto che comunque ce l'hai parecchio delicati, evita di legarli, nel senso, allora, magari come le legherò adesso, che ora le lego, va bene, però di non legarli come facevo prima, magari con i nodi, e di tirarli parecchio, perché rischio veramente poi di rimanere pelata. Comunque tanto le tengo poi. E vi lascio, vabbè, tanto questo video qui non lo, dei libri non lo vedrà quasi nessuno. Comunque vi lascio nell'info box, perché la ragazza è di Siena. Io vi lascio nell'info box Facebook di questa ragazza, ok? Poi tanto lo dirò in un video magari un po' più. Allora, questo è un libro Faida di Camorra, che per l'appunto, allora, io devo essere sincera, a me questi libri mi sono venuti un po' sulle palle. Ora mi levo il giacchetto, sono venuta fuori con il giacchetto perché pensavo fosse più freddo, invece si sta discretamente. Mi sono venuti, ora ne sto leggendo addirittura un altro, amore, che c'è? Che mi sono venuti un po' a noia, nel senso, si sa, cioè, boh, sempre le stesse zuppe, sempre le stesse cose, Gomorra, eccetera.
basta, tu palle, cioè. Comunque questo appunto è di Simone Di Meo. Simone Di Meo punta sui fatti e non sulle leggende metropolitane. E niente, appunto, e parla dell'impero della Camorra, parla delle varie uccisioni, delle solite cose, di chi vuole passare a dominare, quello, cioè, le solite cose, dai, raga, non sto a... Cioè, i libri di Camorra, di, sì, di Camorra, di Camorra sono tutti uguali, cioè, che sia mafia, Camorra, quel che sia. Ora, io non lo so, perché quando nacque, appunto, Gomorra di Saviano, da lì, eccola, sì, da lì è nato tutto, però... non lo so, mi stanno venendo un po' sulle palle. E quindi vabbè, però io questo l'ho trovato, l'ho letto, non mi è dispiaciuto, nel senso che dai, ci può sta. Poi ce n'era un altro che però non ritrovo. Comunque, ah cavolo, lo devo trovare però. Lo devo trovare, fermi. Allora, l'ho trovato, era uno di quelli più importanti e non posso non dimenticare. Allora, questo è Muro di Casse di Vanni Santoni. Allora, questo è un libro fantastico che parla delle feste. Allora, per chi non è mai andato ai rave, alle feste, questo è un libro spettacolare perché vi racconta i rave da dentro, cioè proprio scritto da, devo girare la telecamera, scritto da persone che comunque l'hanno frequentate e persone che comunque amavano veramente le feste, non dei ragazzotti che vanno giusto per drogare, non dei ragazzotti, perché anche io ho cominciato presto e tutto, però vissuta veramente da persone che ci sentono. E devo dire che ci sono diversi libri che comunque parlano di feste, ma questo è a me mi ha fatto impazzire. A parte comunque le feste che raccontava, io le ho fatte tutte dal 2004, il Tecnival del Vandarno, avevo fatto l'anno prima la festa della Betty, cioè, perché sono state comunque le prime feste che io ho fatto, quindi bello, bello davvero, mi è piaciuto un sacco, l'ho pagato anche questo parecchio, per 14 euro, Dio. €14 se non mi sbaglio, è così tipo cornino, guardate com'è, cioè. E bello, poi in fondo vi parla, cioè avete il manifesto del raver, bello, è veramente bello, comunque per chi veramente è interessato a capire un po' di cos'è questa vita, comunque cosa ne pensiamo, no? Perché poi questo è in realtà, datemi retta, dategli un'occhiata e leggetelo perché è veramente, veramente valido e bello, mi è piaciuto. Poi, questo è Io non sarò come voi. Allora, questo è un libro che aveva mia mamma e io lo lessi e l'ho presi per caso, non mi ricordo, un giorno e cominciai a leggerlo. Allora, questo è un libro davvero pesante, di Paolo Camilli. A me non è piaciuto per niente. Che è successo? A me non è piaciuto per niente, nel senso, è una storia molto, molto cruda, molto rude. Parla di questa ragazza che comunque viene violentata da degli amici. Oddio, guarda. Viene violentata da dei ragazzi che comunque sono dei suoi amici. E no, no. A me sinceramente non è piaciuto granché questo libro, ecco. Molto tosto, tosto, ecco. Poi certo, magari l'ho letto anche in un momento in cui in un momento mio sbagliato. Magari l'avessi letto in un altro momento sicuramente sarebbe stato diverso. Cioè, scusate, ma cosa non sono? Cioè, le strisce sono troppo squatter. Cioè, squatter, dai, ci piace. E comunque niente, a me non è che mi abbia fatto impazzire, ecco, boh. Una storia di esistenze comuni e quindi straordinarie, vissute fra ricordi, sogni, incertezze e trascinate al limite fino a toccare il fondo per poi risalire o restarci. No, boh, non lo so, non molto. Adesso sto leggendo Saviano, Roberto Saviano, Bacio Feroce, che è il terzo, perché vabbè, il primo è Gomorra, lo lessi. Il secondo era quello lì, Bambini della Paranza, che non ho letto. E niente, questo io l'ho preso perché pensavo fosse parlasse Bacio Feroce, quindi comunque di un amore, di qualcosa. E niente, anche questo parla l'ennesima volta di Camorra, di mafia. Mi rompe le palle, cioè questi libri mi stanno venendo veramente a noia. Sono quasi, praticamente sono all'inizio, cioè, perché vedete c'è ancora questo pezzo. Però
anche questo l'ho pagato tanto. Cioè, allora io non per niente. Guardate quanto costa questo libro. 19,50 euro. E niente, sono stufa di questi libri. Sono stufa, quindi. Allora, un libro che invece, non mi ricordo dove l'ho trovato, se anche questo l'ho trovato, l'ho preso a una bancarella, poco, è Cormac e McCarthy, Cormac McCarthy, La strada. Praticamente, io questo c'ho da leggerlo, però mi ispira molto, che praticamente parla di un babbo e di un figlio che sono, che vivono per strada, c'è stata l'eclissi del mondo e comunque non c'è più niente, e loro devono sopravvivere per la strada, quindi questo mi ispira parecchio. Niente, questi sono i librozzi che ho letto e che dovrò leggere. Vi lascio il link di Luca Don Bompi nell'info box, quindi a chi piace libri e cose così vado a darci un'occhiata. E con questo chiudo, vi mando un grande bacio, fate brave, spippeggiate poco, ciao love.